Allora, siete capitati al Magù. Allora, noi nasciamo quasi quattro anni fa, a settembre del 2009, a Rivoli. Rivoli è la cintura di Torino, a circa un chilometro dove abbiamo un allevamento. Noi partiamo quindi dalla terra, il mio socio con i suoi fratelli hanno un allevamento di, con circa 400 bovini di razza piemontese, quella detta volgarmente fassona, non so se avete, di cui state appunto mangiando le carni crude. Insieme a questo abbiamo anche i maiali, i polli, tutto autoprodotto, quindi il concetto era questo, dal consumatore direttamente, un punto vendita un po' strano perché un'espressione fast food, però cercando di rispettare un po' tutto quello che erano appunto i nostri punti di forza, che era appunto l'arrivare dal mondo contadino. Bea, di cliccare sopra. Per cui abbiamo cercato di coniugare questa cosa, un cibo di qualità a un sistema fast food. Allora era una novità, adesso siamo stati, come penso, nelle vostre città più o meno, insomma tutti hanno abbastanza clonato, comunque copiato in qualche così. Sì, sì, no, ormai è una moda diffusa, voglio dire, ben venga, perché comunque ha alzato decisamente la qualità dei prodotti. Oggi, ancora oggi, circa il 70% delle carni sono autoprodotte, il resto comunque arriva dal circuito della Coalvi, che è l'associazione che tutela la razza piemontese, di cui il mio socio è il vicepresidente. Quindi abbiamo individuato all'interno della Coalvi un allevamento e da lì arrivano le carni. Okay. Niente distribuzione al di fuori dei nostri locali, non è fatta in Piemonte perché non c'è un impianto per poterla produrre, non so se l'avete provata, secondo noi è molto buona, ma non si poteva fare un prodotto tanto diverso. Ne abbiamo due versioni, una è con lo zucchero, una senza zucchero, ovviamente l'altra si chiama senza. La particolarità di questo prodotto è che il 30% degli utili che arriveranno da questa operazione andranno a SOS Villaggi per i Bambini, che è una sorta. Stiamo cercando di impostare anche lì un discorso decisamente diverso da quello che siamo abituati nel mondo del lavoro, quindi c'è un discorso di c'è un progetto a lungo termine con i ragazzi. Voi considerate che il mondo della ristorazione moderna è molto particolare, molto forzato, sono dei cicli molto corti in cui dai 3 ai 6 mesi più o meno cambiano tutto il personale, da noi è l'opposto, cerchiamo di creare ovviamente un personale che stia con noi nel tempo, perché secondo noi la qualità si deve fare a 360 gradi, non si può fare solo esclusivamente con una cosa. E quindi vengono trattati come persone, ovviamente, vengono coinvolti nella totalità nel nostro progetto. Molecola nasce da un gioco fatto tra i ragazzi, in cui una ragazza, che tra l'altro lavora qui oggi, si è inventata questo nome, chiaramente è stata premiata perché non è da tutti trovare un'assonanza del genere. E poi abbiamo una serie di attività collaterali che potete trovare sul nostro sito. Abbiamo un'agenda che segue tutti gli eventi in Torino e provincia, culturali, quindi arte, musica, cinema, teatro ed eventi in genere. Tutte queste attività le fanno i ragazzi, così come Facebook, Twitter, eccetera. Quindi nel pomeriggio, come? I nostri dipendenti. Quindi nel pomeriggio, chiaramente non quelli che lo vogliono fare, perché sennò è una forzatura, che è un altro discorso. Però quelli che hanno aderito a questo tipo di attività, dalle patatine passano a creare una piccola redazione e quindi a fare un po' quello che fate voi, no? Ecco, andare a cercare gli eventi, metterli sopra al nostro sito e quant'altro. La parte finale di tutto questo progetto è Radio Macun, che adesso è spento, che è la nostra radio, e la chiamiamo Radio Macun, la radio senza più nessuno, l'unica radio chilometri zero, perché abbiamo solo musica locale, quindi cantanti, cantautori, gruppi piemontesi. Okay.